che all'epoca veniva realizzato con stecche di balena e veniva posto all'altezza dei fianchi per dare l'ordine alla donna. Maggiore era l'ampiezza del panier, maggiore più alto era il rango che la donna incontriva a corte nella società. E ora ci vediamo con la chiusura del corso. Quindi sono ovviamente ispirazioni tratte dai dipinti del 300 e del 400 bolognese. C'erano dei passatempi molto più semplici, molto più rilassanti. Maria Antonietta in questo senso fu una pioniera, in quanto, come sapete, il 700 fu anche il secolo di Jean-Jacques Rousseau. Raffigurante Ercole. Ovviamente il soggetto era proprio consueto nelle famiglie nobili perché doveva rappresentare la forza, l'importanza del nobiluomo. Come potete vedere, le dame sono intente a giocare a carte. Infatti il gioco delle carte, il gioco d'azzardo in generale, era qualcosa di una vera e propria piaga sociale.